Io sono qui a nome della Commissione europea, lavoro presso il Centro Comune di Ricerca, che è il servizio tecnico-scientifico della Commissione, che ha come compito quello di dare un supporto tecnico-scientifico alle politiche europee. In particolare io mi occupo di suolo, dunque a tutte le politiche che hanno a che vedere col suolo. Qui a Urban Promo Green, io è la prima volta che partecipo, ma mi è fatto molto piacere poter incontrare esperti nazionali e anche regionali sul tema del consumo di suolo, che è un tema molto importante a livello comunitario, ma soprattutto anche qui a livello italiano e anche a livello regionale, soprattutto qui nella regione Veneto. Dunque, il fatto che si consumi del suolo in maniera sempre crescente, attraverso processi di urbanizzazione e di sviluppo non sostenibile, è per noi un problema perché tanti suoli sono suoli preziosi, non rinnovabili, che se uno li ha consumati dopo sarà molto difficile recuperare le loro funzioni. In particolare una funzione fondamentale è quella di produrre i nostri alimenti. Siamo qui nella zona del nord Italia, forse una delle più produttive della pianura padana, impermeabilizzare consumare questi suoli, significa ridurre notevolmente la capacità dell'Italia e alla fine anche dell'Unione Europea di produrre quei beni alimentari che sono necessari per tutti noi.